Grazie e benvenuti a questa 14ª edizione di Chioggia Incontra. Il Fondaco è lieto anche quest'anno di realizzare la propria iniziativa culturale e di proporre alla città di Chioggia quest'anno un tema importante, i mille volti del genio femminile. In quest'epoca così particolare ci è sembrato opportuno ospitare una scrittrice come Susanna Tavaro, il nostro, possiamo chiamarlo mai compagno di viaggio, Luigi Amicone. Compagno che di banco. È, eh? Compagno di banco. Di banco. E così discutere su questo ruolo della donna nella società odierna e qual è il genio femminile, quell'apporto specifico che la donna può dare. Invito il signor Andrea Rizzi della Banca Patavina a dare un proprio saluto, ricordando che la banca oggi Patavina, fino a ieri Banco di Credito Cooperativo di Piave di Sacco, è sempre stato a fianco del Fondaco e per questo li ringraziamo. Bene, intanto ecco, io mi sento veramente di rubare del tempo insomma, a questi ospiti questa sera, quindi veramente solamente un saluto e prima di tutto però vorrei fare veramente i complimenti agli amici del Fondaco, perché una serata così, con una presenza così ricca come la vostra e con ospiti di questo livello, veramente è un'impresa organizzarla e quindi veramente mi sento di fare intanto in apertura veramente i complimenti. Poi ecco, permettetemi di portarvi i saluti da parte del presidente Leonardo Toson e anche del direttore generale Gianni Perison, che questa sera entrambi per impegni coincidenti non sono potuti essere qua. Hanno chiesto a me di portarvi i loro saluti, io ne sono veramente, veramente onorato. Ecco, permettetemi solamente una considerazione, ne avevo in mente tre, ma è meglio se vuol dire che non rubi altro tempo e ne farò solamente una. Per sottolineare quello che è il filo che lega la nostra banca, Banca Patavina, ad iniziative come queste promosse dal Fondaco. Il filo che ci lega è questo, è quello che viene chiamato l'articolo 2 dello statuto delle nostre banche, in cui le nostre banche di credito cooperativo sono impegnate a promuovere nel territorio in cui operano, a promuovere la valorizzazione e la crescita sociale, culturale ed economica dei territori e delle persone che li abitano. Quindi questo è è il principale obiettivo delle nostre banche, quindi anche il motivo per cui noi ci sentiamo veramente onorati di sostenere iniziative come queste promosse dal Fondaco, iniziative che noi sosteniamo ormai da 10 anni, ma che sono iniziative che veramente valorizzano l'attività che viene svolta dal punto di vista culturale delle associazioni del territorio e ci permettono veramente a noi come banca di dare un senso a tutta l'attività che facciamo di natura commerciale, di natura di promozione ovviamente, ma dando senso a tutta questa nostra attività proprio nel dare sostegno e aiuto a iniziative come queste degli amici del Fondaco. Quindi grazie ancora, vi auguro una buona serata e vi ringrazio ancora per la vostra ospitalità. Nel ricordare il nostro presidente Eolo, che oggi è assente perché è colpito da un lutto e vogliamo essergli vicino, il Fondaco è un gruppo di amici, di compagni che si fanno strada assieme nella vita, e nella vita ci sono anche queste cose, quindi lo vogliamo ricordare in questo momento. Lascio la parola a Luigi Amicone per presentare Susanna Tavaro, ricordando che alla fine comunque è sempre possibile porre domande alla nostra ospite, la quale si rende anche disponibile poi ad autografare i libri, chi li volesse acquistare, nel banco Libri Fuori. Grazie e buon ascolto. Grazie, buonasera. Beh, innanzitutto ringrazio questa compagnia degli amici del Fondaco che ogni anno rinnova questo invito personalmente a me, che non sono nessuno, ma invece dà l'occasione alla cittadinanza di incontrare grandi autori, grandi personaggi, grandi persone di questo paese, come ce ne sono ormai poche, diciamo di un certo livello. È bellissimo questo teatro, era più bello l'altro, il Fondaco, però qui c'è anche la galleria. E ringrazio Susanna che, tanto per dire, e dice tutto, no? È la scrittrice italiana che ha venduto più libri, più romanzi all'estero, in tutto il mondo. Cioè non c'è autore
del Novecento, vediamo per il prossimo secolo, ma dovremmo aspettare il 2100 per fare questo saldo, che ha venduto quanto ha venduto il suo 15 milioni di copie, no? Questo cuore, questo cuore. Giustamente. E veramente un miracolo, perché questa ragazzina, ancora ragazzina talentuosa, lei era partita sotto l'ala di un grandissimo e indiscutibile saggista, scrittore, Claudio Magris, no? Per il suo primo libro, e per un decennio, nonostante questo pigmaglione, il suo libro non l'ha voluto pubblicare nessuno, e allora ha piazzato poi il colpo del "va dove ti porta il cuore", che è naturalmente, e ora sappiamo che la tigre è l'acrobata, no? Comunque, io, anche se me l'hai nascosto, Giorgio, io ho comprato 3 libri, non perché mi ero preparato, ma alla stazione Milano, Feltrinelli, effettivamente c'è questo spazio dedicato, giustamente, perché è un'autrice che vende. Insomma, ringrazio Susanna perché ha dato possibilità a noi qui di incontrarla, e naturalmente noi non parliamo dei suoi romanzi, perché i romanzi si leggono, io sono proprio del pensiero che discutere dei romanzi, entrare nei romanzi è la cosa in pubblico, è una cosa che non ha senso, perché il romanzo è proprio una delle cose più private, affettive, cui si dialoga. Mentre naturalmente Susanna è un personaggio pubblico anche nella sua estrema discrezione, nel senso che fa una vita agreste, fa una vita apparentemente ritirata, ma la sua presenza, la sua voce, ogni qualvolta si comunica, si fa presente su giornali come il Corriere della Sera, e beh, succede qualcosa e uno si ferma a leggere, perché senti una voce effettivamente che ha una diversità, uno spessore, un vissuto, si dice oggi, no? Che non si rintraccia nella dice uno che ha fatto, a proposito, non sono più direttore di Tempi, sono un collaboratore del giornale adesso e di Tempi, e un consigliere comunale, la cosa più infima che ci sia, anzi sono praticamente morto. Non sai che fare? Sono morto, eh? Ma da quando non sei più direttore? Sono da 3-4 mesi. Ah, vedi, insomma, vivo in campagna proprio. Morto. Ma questa è una storia vera. Ferrara un giorno mi dice: "Oh, ma sai che ho incontrato uno per strada?" E mi ha detto: "Ma scusi, ma lei non era morto?" Veramente, come vede, io sono ancora vivo. "Ma lei è Ferrara?" "Sì." "Ma non la vedo più in televisione." Allora, perché poi chi non va in televisione è morto, no? No? Questo è interessante per dire uno dei temi, uno dei problemi di come cade, come si indebolisce una civiltà, no? Perché quando noi pensiamo a tanti problemi, ma i problemi è che noi pensiamo che la televisione era quello che era il battesimo 2000 anni fa, cioè che fa diventare esseri umani con un'anima, no? Perché tutti gli altri invece no, no? Va bene. Comunque, la cosa da cui vorrei partire è proprio questo aspetto, questa tua presenza pubblica, che, diciamo, secondo me parte da una tua certa anche osservazione che fai di te stessa, quando tu dici, non so da che parte, "ho una natura pessimista e un cuore ottimista". Poi uno cerca di capire cos'è questo cuore, no? Ma un cuore ottimista, secondo me, tu dici nella presentazione a un tuo libro, a uno dei tuoi due libri praticamente autobiografici, "Un cuore pensante". Un cuore pensante non sacrifica la realtà al mistero, ma coglie il mistero nella realtà. Ecco, io partirei da questa
tua idea o questo tuo sentimento del cuore, mistero e realtà, no? È come fiorisce in te questa idea o questa autocoscienza del tuo cuore, del cuore pensante? Sì, beh, tutta la mia vita, tutta la mia produzione letteraria, tutta la mia vita è basata sul cuore in qualche modo, e la cosa mi ha portato anche grandi critiche, grande disprezzo da tutti, perché la nostra società non contempla il cuore come centro della vita dell'essere umano, ma contempla gli organi genitali e un'intelligenza fredda, di natura cinica mediamente viene valutata, no? Il cuore, c'è un'ablazione del cuore. Invece io fin da piccola, fin da quando ho memoria di me, ho sempre pensato che il cuore è la centrale calda della persona, è quella dove si armonizza l'intelligenza con la sensibilità, con l'istinto, tutto va armonizzato dentro al cuore, no? E dunque il cuore è il pozzo dentro noi stessi, dove dobbiamo sempre cercare, sempre specchiarci, un pozzo che è anche un fondo scuro, che è la parte che la società nega dell'uomo, la parte dell'ombra che c'è nel cuore di ognuno di noi, no? Perché sembra una cosa, mi fa abbastanza così impressione, che questa società ci vuole tutti buoni. Ma questa è una follia, dopo la gente si ammazza i figli, perché non puoi pensare che l'uomo è buono al 100%, noi abbiamo tutti un'ombra nera sul cuore, e uno dei sensi della vita è proprio illuminare, cercare di illuminare questa ombra nera nel cuore, no? Cercare di dominarla in qualche modo, no? Dunque ho sempre riflettuto su questo e sul mistero che c'è in fondo al cuore, no? Perché il cuore veramente è il mistero dell'uomo, la parte, tutta l'arte viene dal cuore, la sensibilità, il sentimento viene dal cuore, non dal cuore, perché la nostra società, nella sua profonda scissione schizofrenica, pensa che il cuore è un po', come dire, un cavallo imbizzarrito del sentimentalismo, no? C'è una società che adora, idolatra il sentimentalismo, la nostra, cioè non i sentimenti seri, ma il sentimentalismo, quello appunto televisivo, però ha terrore del sentimento. Il cuore, quando è un cuore pensante, genera sentimento, quando è un cuore, diciamo, libero da pensiero, certo genera il sentimentalismo, cioè le lacrime, I love you in televisione, quello è il sentimento che va adesso il cuore, che io invece penso che ogni vita è un viaggio al centro del proprio cuore, cioè ogni persona vive quando incomincia a porsi in relazione al proprio cuore e costruisce in base a quello che riesce, diciamo, a estrarre dal suo cuore in qualche modo, no? Dunque cuore e mistero sono due cose molto, molto, diciamo, reiette di questi tempi, ma insomma che secondo me sarebbe meglio rimettere al centro del discorso. Qualcosa, non per fare, diciamo, per una curiosità, però siccome credo che abbia nesso, tu dici a un certo punto, forse un tuo intervento sul tema del utero in affitto, dici, se io penso alla mia famiglia, la parola amore sarà la trentesima che mi viene in mente. Esatto, no? Sì, esatto. E quindi tu hai avuto un'infanzia molto, molto segnata, dalla mancanza di amore, dalla follia dei miei genitori, da tante cose molto negative, decisamente negative. Dunque conosco bene anche la povertà del cuore, l'aridità del cuore, la follia del cuore, no? Ma proprio per questo però i miei genitori sono i miei genitori, cioè non si discute su questo, no? Non è che, per cui quando dico basta l'amore, non è vero, basta l'amore, la genetica viene prima dell'amore, no? La genetica e la genealogia vengono prima dell'amore, questa è una cosa molto importante da dire, perché anche la parola amore è diciamo manipolata in modo ambiguo di questi tempi, no? Basta l'amore, non è vero, non basta l'amore, insomma ci vogliono tante altre cose per fare una persona. A questo proposito, tu sei stata invitata in Parlamento a intervenire, in qualche modo a testimoniare sul tema della gravidanza, gestazione per altri. Gestazione per altri. Sì, sì, è un tema che apparentemente ci viene presentato come un... Sì, qualcosa non va, però in fondo c'è qualcosa, sentiamo, di buono, no? Del buono, così, perché infatti la grande manipolazione è questa, la manipolazione avviene sempre sul linguaggio prima, per modificare il pensiero, no? Basti pensare, non so, alla parola, quando le dittature, no? Quando le pulizia etnica, già c'è pulizia, già qualcosa di positivo, no? Dunque non è, noi ci facciamo, sterminiamo tutti gli ebrei, no?
allo sterminio, però ci facciamo una pulizia, un'igiene, come hanno cominciato il nazismo a sterminare prima le persone tardati mentali, c'era fatto un po' di pulizia, diciamo, genetica, però la pulizia, dunque, ma anche se sterminano tutti i down, no, ha fatto così il nazismo, ha cominciato. Certo. E dunque è un lento cambiamento del linguaggio per fare, diciamo, accettare una cosa che al buon senso umano, quello del cuore pensante, sarebbe inaccettabile, la manipolazione. Questo documento in cui dici utero in affitto, dice vabbè, prendo una macchina in affitto, una bicicletta in affitto, una casa in affitto, l'utero già un po' mi stride. In quel momento dici gestazione per altri, questo apre una magnifica, poi dice allora è una cosa bella, perché per altri, no? La nostra natura è generosa. E qui arriva una manipolazione mistificatrice. Tra cui una volta ho letto un'intervista proprio sul Corriere della Sera di una ragazza, il grande problema della gestazione per altri, tecnicamente parlando, è che in Italia tutti si lamentano, le donne non donano i loro ovuli. Oh, retrive italiane. Perché non li donano, non li donano. Perché è una cosa che è gratuita. Allora, questi, perché dietro c'è soltanto un enorme affare economico, diciamolo chiaramente. Allora, questi che gestiscono un grande affare economico hanno bisogno di trovare ovuli freschi. Allora, cosa vanno? Vanno all'università, vanno nei posti, cioè, ragazze giovani, e incominciano a fare delle, come dire, delle circuiti. Circuimento, dicendo vuoi fare una cosa per gli altri, vuoi rendere felice una coppia, poi avrai anche qualche soldi. No, fanno tutto un lavoro con una ragazza giovane, dice ma in fondo perché no, faccio una cosa bella, do un bambino a chi non lo può avere. E c'è una ragazza che ha fatto così, italiana, e poi alla fine intervista diceva oddio, ma adesso mi viene un dubbio, non è che da qualche parte del mondo ci sarà un bambino con la mia faccia? Allora dico, ragazza, facevi l'università, non hai studiato biologia a scuola? Dovresti saperlo che se tu dai il tuo ovulo, da qualche parte c'era un bambino con la tua faccia. Allora andiamo all'essenza delle cose. L'essenza delle cose è che quale donna, io dico, vorrebbe, cioè darebbe un suo ovulo per concepire un figlio di non sa, sa chi, che andrà a vivere non so dove, cioè è una follia che nessuna donna dice, ma per carità, no? Cioè una persona di buon senso, ma io regalerò, io che ho i canarini a casa, non do neanche i canarini a uno se non so che poi li tiene bene. Figurati se gli davo un ovulo, cioè me stessa, cioè, no? Però io credo che una cosa importante nel suo discorso è che la gente non sa il passaggio biologico che c'è dietro. Per cui siamo una cosa di idee e non pensi che se tu dai un ovulo, tu dai, avrai un bambino con la tua faccia che parlerà come tuo nonno, che avrà la passione della bicicletta. Cioè, questa cosa sfugge alle persone. E molto il suo discorso della confusione c'è sul fatto che non c'è chiarezza su cosa biologicamente proprio avviene in queste condizioni. Chi darebbe un ovulo in regalo a uno? Cioè, un ovulo così, chi vuole concepisce un figlio con la mia patrimonio genetico quando vuole, che poi che vita, non saprò mai niente di questo figlio, cioè è una cosa per una donna impensabile, per un essere umano è impensabile, secondo me, non so, forse sbaglio. Scusa, sono un giornalista, scusa se poi... Scusa, ma che differenza c'è tra l'agnellino quando lo prendi in braccio tu o quando lo prende in braccio Berlusconi? Non lo so, non conosco agnellini Berlusconi. No. Ma io ce li ho in casa, ce li ho avuti per tanti anni, che allevavo questi animali, sì. C'è... Ma io facevo latte, avevo una vita, cioè li tenevo per ragioni pratiche. Allora, Susanna vive in una, diciamo, in un, una fattoria, sì, una fattoria, sì, sì. E ha questa sensibilità per la natura, sì, per gli animali. Assolutamente. Però anche questo si nota, almeno noto, si nota, si può vedere, no? Con i vari... Tu dici a un certo punto, sempre nel tuo intervento sul Corriere, succede oggi che ci sono tanti, non c'è soltanto i grandi fondamentalismi pubblici, ci sono i fondamentalismi domestici, cioè verità parziali, cioè aspetti della vita che diventano totali, e questo provoca... Sì. Sono le mini ideologie appunto domestiche, che però diventano totalitarie e diventano ideologie, per cui sono sempre momenti, insomma, di chiusura, no? E in questo momento c'è, visto che sono crollate le grandi ideologie, il comunismo non c'è più, tranne la Nord Corea, e chissà ancora per quanto. E dunque, chi non ha avuto il coraggio di affrontare il viaggio del proprio cuore si attacca a un'ideologia di queste domestiche, piccole, però altrettanto fanatiche, insomma, l'ideologia in sé ha questa, diciamo, caratteristica di portare di tendere, diciamo, al fanatismo in qualche modo, no? Quindi la natura è stato ed è ancora un pezzo di viaggio del tuo cuore. Certo, certo. Ma ce lo racconto, sì. Ce lo racconti
in qualche aspetto questo viaggio del tuo cuore? La natura per me è stata fondamentale, perché io, come ho detto prima, ho avuto una famiglia molto disastrata e dunque fin da bambina sono attaccata in qualche modo alla natura, pure se sono cresciuta in città, cioè, però di quel poco che intravedevo, vedevo che c'era un ordine nell'universo, no? Vedevo il disordine della mia famiglia, però vedevo al di là di un ordine che si manifesta in bellezza. E per me questo è stato il senso di vedere la natura come qualcosa che mi parla di qualcosa di molto più profondo. Infatti poi Benedetto XVI, non mi ricordo quale dei suoi libri, dice proprio che nel tempo moderno l'uomo, l'essere umano, si può tornare a fare un cammino di apertura alla fede e proprio attraverso una lettura della natura, che è esattamente quello che è capitato a me, perché la natura è qualcosa di enorme, con delle leggi complessissime e anche perfette, nel quale noi siamo in mezzo, di cui facciamo assolutamente parte, ma è qualcosa che ha in sé la bellezza. La bellezza, perché noi ci commuoviamo davanti, ci fanno delle cose, io ho una grande competenza, ma anche chi ne ha meno sa che vedere certi animali dà un'emozione enorme, o vedere certi paesaggi ci commuove, ci prende proprio il cuore, perché fa parte di noi, fa parte della bellezza in cui siamo accolti. Dico, potevano esserci invece di 8.000 specie di uccelli, 20 e tutti uguali, no? Cioè, se servivano per una cosa pratica, facevano 100 volatili, bastavano per riempire le nicchie ecologiche, no? Ci sono 8.000 con varietà, colori, cioè gli stilisti non fanno altro che copiare la natura, in realtà, che è molto meglio di loro, mediamente. E dunque, siamo compresi in un mistero, no? Il mistero del nostro cuore è il mistero della natura, dunque la natura è molto importante. Proprio per questo ideologizzarle non va bene, perché non si vede la totalità. Una volta, non mi ricordo in quale mio libro, ho raccontato che ha avuto una visita di due giornalisti molto di qualche rivista di queste molto impegnate, diciamo, ideologiche sulla natura, e sono entrate nel mio orto, parlavano appunto della morte delle balene, stanno calpestando le mie carote, dunque ho detto, ecco, questo è contrario al mio modo di vedere, cioè vedi la carota che mi stai uccidendo e che in quel momento è lei presente a te, non la balena, insomma. Senti, tu come tipo, anche adesso che hai compiuto 35 anni, sì, no? Più. Sei un tipo comunque riservato. Sì. Cos'è che ti ha spinto e ti spinge oggi anche a dire domani sarai in una scuola, per sì, dire, sì, no? Sì. A moltiplicare queste tue testimonianze, insomma, uscite in pubblico. Sì, io faccio pochissime uscite in pubblico rispetto a quelle che potrei fare, che in tutti questi 20, 30 anni ho fatto veramente pochissime, perché per una serie di ragioni. Prima di tutto perché sono una persona timida, poi perché tutti questi anni ho scritto, e quando si scrive bisogna essere molto concentrati sulla scrittura, se si comincia ad andare in giro si perde tempo, energie, ci si deconcentra, diventa poi una forma anche di droga narcisistica in qualche modo, a cui non ho mai voluto fare cedere. E ho fatto gli incontri sempre ogni anno, due, tre, ma non quelli che potrei fare, diciamo, 10 al mese. E adesso, questi ultimi anni, un po', diciamo, con la tigre e l'acrobata ho finito un ciclo di scrittura, dunque ho la mia testa libera, non sto pensando a niente, dunque sono più disponibile a incontrare. E poi penso che siamo a un livello di tale confusione nella società, di tale che forse chi ha le idee un po' più chiare, è giusto che parli soprattutto ai ragazzi e ai bambini per dare, come dire, un minimo di indirizzo di da che parte guardare almeno. La tua compagnia, le tue amiche, con tutte, sai, oggi ci sono tutte, lo spettacolo dell'insinuazione, no? Mm-hmm. Tutto, ma questa compagnia, questa amicizia, cosa, com'è stata la scoperta e che cosa ti danno? Di che amicizia? Le tue amicizie. Beh, io vivo, non mi sono sposata, non ho capito a una certa età di non avere proprio talento per la convivenza in generale, anche perché il lavoro di artista non è conciliabile con la famiglia, almeno ai livelli in cui lo faccio io. Dunque io vivo con una serie di persone in campagna, non vivo sola, ho dei bambini, molta vita intorno. Ho scelto la dimensione dell'amicizia perché vivere soli è tristissimo, diciamo la verità. E vivere con un marito non era compatibile per il mio tipo di vita, però
Esiste anche un altro livello di vita, quello che dico anche a tutte le persone che non hanno la fortuna o la fortuna o la sfortuna di sposarsi, non so, che si può anche vivere con degli amici, perché la solitudine è una grande tristezza, mentre l'amicizia, per me, per la mia visione del mondo, è il rapporto più puro che c'è, perché nell'amicizia c'è solo un'affinità interiore che condividi, no? E che è anche faticoso, è difficile, perché anche un'amicizia è faticosa, come in maniera diversa un matrimonio, però ecco. Però qualcosa che cresce nel tempo e che si solidifica nel tempo. Costruire amicizie è molto importante. Io ho amiche ancora di quando avevo 18 anni, insomma, che mantiene le amicizie tutta la vita, no? Perché cresci e costruisci con delle altre persone, è una cosa molto bella, faticosa ma bella, insomma, perché la solitudine, anche vivere soli, porta a una specie di sterilità in qualche modo, no? Sai che c'è, usi un termine che oggi anche le suore quasi si vergognano a usare, cioè? L'amore oblativo. Ah sì, vero. Sì. Sì. E questa oblativo. È una cosa che colpisce, colpisce come quando tu fai l'osservazione, a maggior ragione sull'utero in affitto, che si diventa madri e si ama non soltanto perché hai generato, anche se non hai generato, anzi una delle follie dei contemporanei è che tu sei madre solo se hai fisicamente generato, e questa è un'altra follia, perché la maternità, come anche la paternità, può essere anche di un altro tipo, può essere anche di tipo spirituale, no? Io, ad esempio, dico un istituto così fondamentale come le madrine e i padrini del battesimo. Io sono madrina di parecchi bambini mai ragazzi, e ho sempre preso seriamente questo mio ruolo, nel senso che mi sono occupata molto di queste persone, ed è questa una forma di maternità spirituale, no? Tu ti prendi cura di un bambino e lo fai crescere, lo seguendolo, non come genitore, ma dando un in più che magari i propri genitori non sono in grado di dare, no? Cioè, sono tante maternità e paternità, come dicevo appunto nell'intervento fatto alla Camera, non è che il momento in cui metti una provetta, fai il momento in cui hai un figlio, è il momento in cui sei pronto a dare senza richiedere niente in cambio. Questa è la differenza fondamentale, no? Non è che... E quello puoi fare anche con un bambino sconosciuto. Insomma, io ho accolto nella mia casa parecchi bambini, sono cresciuti con me, non ho nessun diritto su di loro, non ho nessuna proprietà. Forse saranno persone diverse, forse perché hanno vissuto con me, saranno delle persone che avranno più ricchezza dentro, spero, forse anche no, non lo so, ma insomma, io ci ho provato, no? Senti, il tuo rapporto con gli angeli, che mi ricorda anche, sai che Flannery O'Connor prendeva pugni il suo angelo custode. Beh, io l'ho messo a prova nella mia infanzia, perché siccome ero, sono abbastanza, un carattere abbastanza scientifico, io non voglio sperimentare, non sono una che a voli. E dunque dicevo, ma se l'angelo custode c'è, deve agire 24 ore su 24, no? E allora attraversavo la strada a occhi chiusi per vedere se esisteva, perché i genitori non sapevano, cioè questo, perché vediamo se esiste, se passo e cosa, l'angelo c'è. Evidentemente, questo è arrivato fino a qua, c'è, penso, ora. Per stare a qualche elemento autobiografico, alcune persone, le persone, diciamo che gli incontri che hanno un po' determinato anche il tuo destino professionale umano. Ma sto pensando, non è fatto. Non mi vengono in mente. Beh, naturalmente c'è persone tipo Claudio Magris che mi ha dato così l'idea, perché io ho scritto il primo libro. Io ho tutte altre mire nella mia vita, non pensavo di scrivere. Quando mi capitò di scrivere il primo libro, in qualche modo non sapevo cosa farne, perché non era come adesso, c'è una scuola di scrittura creativa, gli agenti negli anni, primi anni 80 del secolo scorso, uno scriveva un libro, era una cosa ottocentesca ancora, lo mandavi un editore, chiamavi un autore famoso, cercavi di farti leggere un autore famoso. Io avevo una via, essendo tristina, di conoscenza con Claudio Magris, e così, con molti giri, sono riuscita a fargli arrivare la copia del mio libro, del mio primo libro, e lui dopo molti mesi mi ha chiamato e mi ha detto, no, guarda, è un grandissimo talento, questo libro è strepitoso, devi scrivere. Dunque ho avuto conferma da una persona di cui io stimavo molto, che stimo molto, che quello che ho scritto non era una mia follia momentanea, ma era veramente l'inizio di un lungo lavoro. Dunque sicuramente dal punto di vista, diciamo, letterario, lui è stato importante, è stato il primo che mi ha detto, insomma, che volevo qualcosa. E poi sicuramente mia nonna è stata una persona importante.
Non ho fatto molti incontri, veramente. Senti, ma adesso questo è proprio giornalismo. Sì. Ma a 30 e qualcosa anni, quando si risolvono tutti i problemi sì. della vita in un colpo solo, bam, sì, sì. perché con 15 milioni di libri sì, certo, venduti, certo. sì. Poi come si vive il resto? Beh, diciamo che io ho avuto sempre la fortuna di essere una persona molto saggia e dunque perché con un successo così può rovinare una vita in maniera devastante, no? Invece è sempre stata una persona molto distaccata dalle cose, dalle cose materiali prima di tutto. Non ho mai avuto una lira, prima non ho veramente mai avuto una lira, però ecco, è una differenza, parliamo di tempi anche concreti, pratici, prima non avevo veramente una lira, dopo mi sono trovata con delle cifre mostruose. Per me era il fatto che se ero stanca prendevo un taxi, ecco questa è la grande differenza, se ero parlato al telefono con un'amica mezz'ora parlavo e non stavo a pensare ai soldi che costava, cioè cose molto, diciamo, andavo al supermercato e compravo tutto quello che mi veniva in mente, tuttora faccio così. Però a un certo punto ho detto, ma io ho guadagnato troppi soldi, non so cosa farmene di questi soldi, perché sono anche un'angoscia i soldi, se non ha la brama dei soldi. Certo. Cosa faccio? Io non ho figli, anche se avessi non gli lascerei questi soldi, perché fa malissimo. Ho dei nipoti, ma insomma no, non è mia intenzione. Dico, poi devo occuparmi, io una volta che mi sono comprata la casa dove vivo, mi sono pagata una pensione, eccetera. Dopo ho fatto una fondazione e gli ho dati a chi aveva bisogno, insomma, perché mi sembra giusto, che era un in più che non mi aspettavo nella vita e non sapevo cosa farmene, insomma, sono una persona che non ha esigenze, diciamo, non colleziono diamanti, non faccio niente. No, ecco, e poi il mondo anche in fondo che voi non sapete, ma voi avete comprato i miei libri e in realtà avete fatto progetti in tutto il mondo, perché i soldi sono andati a me, ma sono andati a persone che avevano fatto scuole, avevano fatto studiare bambini, bambine, avevano fatto tante cose con i soldi dei libri, che sono i soldi vostri che li avete comprati, non so. Qui, insomma, una cosa, e anche aver fatto una cosa assieme ai lettori che non lo sanno, molti di loro, ho fatto una cosa, insomma, di un minuscolo cambiamento nel mondo. Dai. Senti, tu dicevi prima che volevi mettere alla prova l'angelo, che mi fa dedurre, rispetto, diciamo, a un'educazione magari religiosa, mettersi di traverso, quando, perché è evidente che per te il fatto religioso ha un'importanza, quando, come dire, non saprei dire se riconciliata sì. o ti sei introdotta in un senso nuovo. Ma io ho una famiglia molto, molto atea, anche di anticlericali feroci, questo è anche un bene. Massoni, cioè il peggio che uno possa immaginare. Però fin da piccola ho avuto una grande tensione verso le cose spirituali, che però vabbè, ho fatto la comunione, perché io ho voluto farla caparbiamente, mio padre non voleva assolutamente. Ho fatto la comunione, ho stata battezzata, questo sicuramente quegli anni battezzati tutti. Però ho fatto la comunione, ma a parte la comunione quella volta non si faceva mica come adesso, che sembra una laurea triennale, la comunione si faceva pochi mesi, no? Prima della, adesso si laureano, cioè, quando ho cominciato ho fatto il catechismo, ma ancora, no, anche 3 anni, però vabbè, sembra un po' spaventoso, comunque ne facciamo pochi mesi prima la comunione, non so quant'era, 3-4 mesi, sì. È stato, no, in seconda elementare, cioè più o meno quella volta, no? Sì. Poi si faceva il soggiorno comunione cresima, era sì, una roba, sì. Ecco, non c'era adesso il master per la cresima, così, no? Una roba allucinante, no? O no? Sì, ecco. sì, è così. Per cui facciamo un giorno l'altro, la domenica l'altra, no? Per cui sempre questa, mi piaceva molto, sentivo un grande, cioè un giorno comunista, veramente un giorno per me veramente emozionante, veramente me lo ricordo ancora, e anche il giorno della cresima, che era la domenica dopo. Però poi mi sono persa per tante cose, però ho avuto mia nonna, che era una donna che lei sempre è stata atea, non nessun interesse, però lei ha avuto una conversione grossa per 50 anni, abbastanza folgorante, no? E dunque è diventata credente, ma molto libera, vengo da una famiglia di origine ebraica, dunque molto libera, molto poco chiesastica, tra virgolette, no? Però lei mi ha fatto una cosa, mi ha insegnato, mi ha fatto capire proprio il fondamento dell'amore che si dona, insomma, questa cosa qua. E lei mi raccontò che chi l'aveva convertita a lei era una sua amica d'infanzia che era sopravvissuta ad Auschwitz. E che lei era andata a trovare pensando di così di dare un po' di conferenza, è stata lei che le aveva parlato del perdono e l'aveva fatta convertire, no?
E allora questa mi è rimasta questa idea del cristianesimo come una grande forma di libertà, la mia donna, di libertà. E mi ha fatto leggere, lei mi diceva le lettere di San Paolo, mi diceva Pasolini, diciamo la sera, così mica in chiesa. E credo che questo sia stato un nucleo molto importante, no? E poi avevo anche la mia madrina di battesimo, che, Letizia appunto, che era la figlia di Italo Svevo, e anche lei era ebrea, anzi ebreissima. E lei aveva avuto una grande tragedia nella vita perché ha perso 3 figli morti, cioè uno dopo l'altro. Dico, già perdere un figlio è una tragedia, perdere 3 figli nella vita è una cosa devastante. E aveva anche lei questa fede molto, molto ardente, molto così in attesa. Queste due figure sono state importanti per me. E dopo devo dire onestamente che nella chiesa non ho incontrato nessuno che mi abbia illuminato mai, purtroppo. È stato un cammino molto solitario, poi sono andata a vivere un periodo in Israele intorno ai 23 anni circa, un periodo di poco camminato nel deserto. E piano piano ho cominciato a leggere le scritture, a ricostruire tutto un mondo, però devo dire questo, che appunto è stato un cammino molto solitario. Cioè, persone con cui dialogare non ne ho trovate. E tema, non c'è... Devo dire, ad oggi non ho incontrato nessuno in cui, l'ho capito solo oggi, venendo in treno, ma non per così, è stata una... Lei si è trovata subito con Ferrara, no? Con Giuliano Ferrara, sì, diciamo che hai scritto anche il tema delle... Sì. Che Giuliano, la stessa cosa, lui rimane nel territorio del non credente, eccetera, eccetera. Lo dice lui. Ma è evidente che... la battaglia che ha fatto sull'aborto non è per fare il pro-life, ma no? No, certo, no? Ma certo. E questo, che a un certo punto succede che uno vede che la realtà, la realtà della vita affonda a un altro livello. Ma io no? Mi ricordo gli anni 70 in cui c'era il femminismo che impazzava, appena l'approvazione dell'aborto, eccetera. E io ho tante amiche che abortivano, perché ormai sembrava quasi un atto dovuto abortire in quegli anni, che appena ci fu la liberazione dell'aborto, sembrava quasi... Come dire, finalmente abbiamo anche questo. E ho tante amiche che rimanevano incinta, mi dico, ma potevate fare qualcosa per non, no, rimanere. No, come si fosse dire, adesso abbiamo anche, era quasi una prova. E io mi ricordo che io non ero, mi ritenevo assolutamente, però io le scongiuravo di non farlo. Dunque questa, come dice, orrore per questo atto è qualcosa di profondo nella natura del cuore umano, no? Perché è andare contro la vita, cioè non vuole essere cattolico, vuol dire proprio qualcosa che va contro l'umanità, no? E questo che abbiamo, come dire, manipolato e trasformato in qualcosa di normale, qualcosa che ripugna l'essere umano naturalmente, insomma, che si sente che tocca una sfera, no? Che non può essere... Molto bello questo, voglio sottolinearlo perché, perché noi siamo, come dire, ci annoiamo un po' quando vediamo pro-life contro quell'altro, perché comunque se non arrivi al livello della questione umana, non è una questione di partiti, no, è una questione di... di avere il cuore o non avere il cuore, tutto lì. Cioè io dico, ma lei, dico, ma io anche se non fossi cattolica, anche se fossi induista, anche se fossi agnostica, comunque avrei queste posizioni sulla vita, perché sono un essere umano, soltanto perché sono un essere umano, no? Cioè, senti, tu hai incontrato Giovanni Paolo II e Benedetto. Dai, dici qualcosa. Beh, Giovanni Paolo II era un grande santo, insomma, chiunque l'ha incontrato di persona ha sentito questa sua straordinaria energia. La prima volta che l'ho incontrato era andata così abbastanza, era un'udienza ristretta, diciamo, così, non dico leggera, ma... E mi ricordo quando era una mattina, e quando è entrato, quando l'ho visto... veramente ho sentito e non ero arrivata emotivamente carica, no? Ero andata molto rilassata, è stata un'emozione fisica così forte incontrarlo, perché lui aveva un'energia bam che ti devastava appena vicino a lui, no? Sentivi questa forza fisica della santità in Giovanni Paolo II, no? È stata veramente una grandissima grazia averlo avuto come, no? Come Papa, l'ho conosciuto anche. Mentre Benedetto, insomma, i suoi libri sono fondamentali, no? Lui era molto timido, è come se facesse il Papa io, insomma, sarebbe un disastro più o meno, però... Francesco non l'hai ancora incontrato? Di sfuggita, sì, dovevo incontrarlo sabato, adesso sabato, mi hanno invitato domani, ma a San Bartolomeo non ci sono.
No, appunto Benedetto si capiva che soffriva tantissimo a fare il Papa, perché gli incontri era un topo di biblioteca, cioè, un topo di biblioteca, dunque le folle non erano il pane per lui, no, in genere gli incontri, però i suoi libri sono assolutamente straordinari. Ecco, oggi è stato reso pubblico un piccolo messaggio che Benedetto, c'era un convegno in Polonia in questi giorni, sull'idea, sulle prospettive dello Stato moderno, e lui scrive e ha scritto, è una cosa molto importante perché siamo in un momento esplosivo in cui una concezione di Stato radicalmente atea, a cui si contrappone una concezione religiosa dello Stato, radicalmente religiosa, eccetera, farà saltare per... Sì. Bisogna proprio... Sì, questo è... assolutamente, è un momento pericolosissimo, pericolosissimo. Ecco, gli aspetti della confusione che tu noti, che tu senti, percepisci andando in giro, cos'è che ti... che vedi di più, che ti preoccupa di più? Beh, c'è una confusione spaventosa, no? E tutto sta andando verso l'indistinto, mi dico io. Quando arriva sì, l'indistinto è il caos. Allora, tutto questo movimento che spinge, non so se avete calcolato, allora, non c'è più il maschile e il femminile, non c'è più il giorno e la notte, perché a me i negozi sono aperti fino a mezzanotte, cioè tutti i ritmi che sono stati l'alternanza nella vita, sono stati polverizzati, non c'è più il riposo e il lavoro, perché non c'è più giorni di riposo, cioè si lavora giorno di passo, giorno, cioè è tutto un grande magma in movimento che crea una specie di massa indistinta, in cui tutto equivale a una cosa equivale all'altra, no? Ma tutto l'equilibrio del mondo si regge sulla polarità, il giorno e la notte, il maschile e femminile, la vita e la morte, no? Al momento che tu annulli la polarità vai nel caos. E noi siamo a questo livello qua, al caos, perché quello ai bambini è iniziato il caos. Cioè si parla solo del caos come se fosse l'ordine. E no, quello è caos. Dobbiamo chiamare e dire questo è caos e noi vogliamo invece, pensiamo che sia importante ripristinare l'ordine per mantenere in vita. Perché nel momento in cui il caos prende il sopravvento, il caos non crea, il caos distrugge, no? Dunque questa è una cosa molto importante. E i bambini vengono allevati nel caos. Io se consiglio ai bambini vado ogni tanto nelle scuole, sono molti contatti con la scuola, e vedo che in ogni classe ci sono uno, due, tre bambini con l'insegnante di sostegno. Ma com'è possibile che tanti bambini hanno disturbi neurologici? Non c'era dietro un enorme vuoto educativo che si trasforma poi in un disturbo, perché un bambino lasciato a se stesso fino agli 8 anni, dopo 8 anni è ingestibile. Ma è un disturbo neurologico o è una carenza di grande educazione della società, della famiglia, dell'asilo, no? Ci sono enormi problemi educativi in questo momento, che di cui non si parla granché, insomma, no? No, ma è l'altra osservazione del tuo intervento indimenticabile sul tema dell'educazione e il disastro della scuola italiana, no? Disastro assoluto. Perché? Quando ero professore mi dicevano al collegio, già ai tempi degli anni 70, no, anni 80, professore non deve parlare di educazione, noi non siamo qui per educare, siamo qui per istruire. Esatto, no? Esatto. Erano i miei colleghi della CGIL che ci hanno dato questa tradizione. Certo, no? Infatti. Mentre l'educazione è tutto un insieme. È stata una volta, cioè le maestre che abbiamo avuto noi, le maestre degli anni 60, erano, cioè, educavano, erano durissime, perché io quando vado nelle scuole si racconta la mia maestra, i bambini ridono come dei pazzi, no? Però queste maestre, non c'erano i bulli all'epoca, cioè che non c'era spazio per i bulli, perché le maestre con tutto schiaffoni i bulli li mettevano a posto, adesso impazzano tutti perché non c'è nessun ordine, dunque è tutta una follia che genera follia in continuazione, no? E la mancanza del senso del limite. Del limite, non viene assolutamente, perché l'idea di base malata è questa, che è un consiglio educativo, che il bambino è naturalmente sapiente, è naturalmente capace di crescere in armonia, il che non è vero assolutamente, perché il bambino va aiutato a crescere secondo ognuno, secondo il suo carattere naturalmente, ma va aiutato nel suo cammino reprimendo le cose negative e esaltando le cose positive, no? Cosa che chiamasi educazione. Una volta si chiama, se invece uno lascia il bambino libero, fa quello che vuole, dopo arriva a 14 anni, sai, incomincia a picchiare i genitori, ma scusa, ma prima, i primi 14 anni cosa avete fatto? Cioè, questa idea che il bambino è onnisciente, onnisapiente, è depositario di una sapienza che nessuno può toccare, è una follia,
che deriva da Rousseau, da tutta questa cattiva educazione, no? O anche da un mito sentimentale del bambino, eccetera, che ci ha portato alla catastrofe, perché questi bambini, questi ragazzi quando arrivano a 16-17 anni, che non sono in grado neanche di scrivere una frase in italiano, che poi li fanno fare, hanno la maturità, ma cosa faranno nella vita poi? Cioè sarà la vita a fermarli, cioè la scuola è sempre promossa, poi la vita gli taglierà le gambe completamente, allora questo non va bene, no? Perché tu scarichi il problema sul loro destino individuale, tu che hai dovuto educarlo e metterlo in grado di essere autonomo, di lavorare, fare... tu lo mandi avanti, e poi si diploma e poi a fare i nene, quelli che non escono di casa, no? Perché non sono in grado di fare niente, allora la decisione sta prima, no? E qui c'è un altro principio che viene diffuso a tutti i livelli, dalla politica al fisico, che l'ideale è il benessere. Benessere, ma dico io, mio nonno, no, come dice molte cose, ha fatto la prima guerra mondiale, no? Molti dei miei nonni invece hanno fatto anche la seconda, ma se io intanto mi immagino che lui si sveglia dalla tomba e dico, nonno, sai che il senso della vita è il benessere, la felicità, lui mi guarderebbe sconvolto, perché uno che ha fatto 4 anni di trincea sul caso, il senso della vita benessere è una cosa che non esiste da nessuna parte, sono una società malata. Il senso della vita non è il benessere. Ma se ci sono gli alberghi dove fanno i massaggi ai bambini, cioè negli alberghi fanno queste benesse, ormai tutti gli alberghi benesse, devi rilassare, fare le cose, e fanno i massaggi, questo chiamasi pedofilia, cioè, no, fare massaggi, ma tu non porti i bambini a fare i massaggi a 8 anni, voi siete impazziti? No, ma anche i genitori, no? O no? Cioè, tu prendete i tuoi figli a fare i massaggi, no? Cioè non so, se manco lì, ci sono i pedofili, massaggi ai bambini. Non so, bambini fateli giocare, fate le casette, fate gli indiani, fate quelle cose lì, fate i massaggi. Cioè c'è proprio uno stravolto. E poi c'è trasformare i bambini appunto in piccoli adulti, no? Per cui gli fai il massaggio antistress al bambino. Ma il bambino è bambino, l'infanzia è una cosa diversa dall'età adulta, no? Va trattata in modo diverso. Proteggi, non devono vedere i morti, non devono vedere la delusione, non devono vedere il dolore, non devono vedere il sangue, non devono vedere. No? E non rispondere alle grandi domande dei bambini è una tragedia, perché se tu non gli rispondi, perché i bambini vogliono sapere perché si muore, dove si muore, cioè, i bambini hanno grandi domande a cui uno deve cercare di rispondere in modo più o meno consapevole, no? Se tu non gli rispondi e cancelli quella parte della vita, li metti in uno stato di ansia, perché penso che tu non sai, non capisci niente della vita, non sai dirgli dove sta andando la vita, dunque se tu che sei grande non gli sai dire come vanno le cose, come può lui che è piccolo, no? E dunque si fa educare dai, non so, dai media, ad esempio, no? Senti, e poi lascio magari al pubblico qualche domanda. Domani andrai a Ferrara, sì. E se arrivi e non incontri Igor prima, arriverai a Ferrara in una scuola, sì. A cui hai fatto leggere Etti Illesum. Sì. Perché hai fatto leggere Etti Illesum? Perché che mi hanno chiesto di fare un programma sulla lettura e mi ha detto ci dica un libro che è molto formativo, che è molto importante. Io ero molto in dubbio perché a me sono piaciuti diversi libri, però nessuno è stato così formativo. Era sempre una cosa molto parziale che gliel'ho offerto, no? Allora poi ho avuto questa folgorazione e ho detto io farei leggere Etti Illesum perché per ragazzi di liceo potrebbe essere una lettura molto stimolante. Perché in questo universo di appunto di indistinto, anche di apatia, di benessere, e tira, forse ma siamo anche scandalizzati, non lo so, perché c'è anche molto sesso nel video, però è una persona estremamente viva, estremamente curiosa e in continua trasformazione e movimento, ha avuto una vita molto breve ma piena di ricchezza, di apertura, di passione. Allora, questo mondo di apatia, di banalità, di ricerca del benessere, eccetera, mi sembra di far leggere il diario di una ragazza poco più grande di loro, ma con quella ricchezza interiore, poteva essere un modo per aprirgli delle porte più che un libro di un autore di letteratura, insomma, normale, tra virgolette. Ecco. Senti, qui ci sono tanti tuoi ragazzi, visto che hai fatto una... Perché sei così attaccata ai ragazzi? Se dovessi dire una cosa a questi ragazzi, ragazze, essenziale, magari non vi rivedete più di... Sì, beh, io scrivo anche libri per bambini, è la mia grande gioia scrivere per bambini, perché quando scrivi per bambini dai un nutrimento fin da piccolo, no? E i miei libri per bambini sono letti da 20 anni, sono dei classici ormai, questa per me è una grandissima gioia. Dunque molti bambini mi conoscono, dai libri per bambini, poi passano quelli per grandi, fanno questo passaggio. Io ho avuto sempre molto a cuore l'infanzia perché io
in fondo sono rimasta anche molto infantile dentro di me, nel senso più sano del termine, no? Cioè la capacità di stupirsi, di meravigliarsi, di vivere con libertà, no? In questo molto bene con i ragazzi. E penso che ai ragazzi adesso bisogna offrire questa possibilità di vedere una vita che può essere libera, che non può essere una vita costretta dai media, dalle cose, quello devi fare. Come dire. Cioè, ma pensate solo alle ragazze, a quanto sono costrette a pensare all'apparenza fisica e quanto questo le determina nell'infelicità, nella felicità. Questa è una prigionia terribile per le ragazze. Io sono andata qualche settimana fa al Bambino Gesù a incontrare delle ragazze che anoressiche, e c'erano bambine di 8 anni anoressiche, perché la moda gli diceva che loro erano troppo, incominciavano, facevano ginnastica artistica, una ballo, e si sentivano grassi e cominciavano a mangiare. Tu, genitore, hai una figlia che muore di fame pur potendo mangiare tutto quello, perché non è malata, è malata solo mentalmente, sei in Occidente, poi andare al supermercato e vedi tua figlia che muore il giorno prima di fare, perché ha un mito della magrezza, della bellezza, che è un mito che è venuto dall'esterno, perché la mia generazione non... Io nell'adolescenza ero grassottella, cioè non sono mai stata, però, ma non è che mi importasse, mi rendo conto che ero più grassottella, ma è normale. Non è che pensavo, Dio, sono grassottella, cioè non, il mio metro di giudizio non era rispetto ai chili della bilancia, insomma, no? Invece adesso l'aspetto fisico è determinante per i ragazzi, per le ragazze è una cosa, un'angoscia pazzesca, no? Tu sei quello che appari, e questa è una catastrofe, no? Per le persone, no? Se non hai dietro un sostegno di una famiglia, di altri valori, se non sei nutrito di altre cose, vieni risucchiata in questa cosa che tu sei quello che appari. E devi tutto correre sempre dietro per apparire sempre quello che gli altri ti dicono che devi apparire, no? Per cui, insomma, dal punto di vista... Io c'è tanto da fare, insomma, tanto da dare ai ragazzi. Io gli farei un applauso evangelico, perché... La storia dei bambini, l'ha detto, se non ritornerete come bambini non capirete appunto la vita. Appunto, sì, ma non quelli, perché la società adesso ti va a bambinizzare, che è un'altra cosa. Che è un'altra cosa. Quella cosa che a 40 anni, no, quelli a 40 anni non devi fare bambino. Invecchiando devi tornare bambino, penso che è il processo di liberazione, no? Ma non il bambinismo, ma rimanere bambini e poi rimanere capaci di gioia, di stupore, di giocare, insomma. No? Quella scoperta del mistero che dà gusto, certo, alla vita. Sì, è la cosa più terribile che sia stata fatta all'infanzia, perché è stato imposto il cinismo. Questa è una cosa tremenda. Cioè i bambini viene imposto dai media, che sono stati dei grandi educatori in qualche modo, no? Tutto quello che passa, tutta una mancanza di stupore, questo perché tutto è matematicamente spiegabile, per cui niente di far meraviglia, tanto tutto, diciamo, il che non è vero. E poi il cinismo, no? Il cinismo, sono tutti piccoli cinici. Ma se tu sei cinico a 8 anni, insomma, non siamo messi bene. Telefonino in questo non fa bene, perché è uno strumento che automaticamente è fatto per moltiplicare il commento, per cinicizzare le relazioni. In sì, questo sì. Senso. Detto ciò, sai che mi ho aperto una pagina Facebook da 2 mesi, no? Io vivo in campagna, piuttosto avrei preso i piccioni viaggiatori per mandare i messaggi, però alla fine poi i nipoti giovani, le persone che contornano, poi mi sono resa conto, cioè oltre a fare questo esperimento, magari si può far passare delle cose belle, no? E allora per questa pagina da 2 mesi circa, e devo dire che mi sto appassionando molto, perché ogni qualche giorno faccio una riflessione, metto una foto, faccio delle cose, faccio un discorso che va avanti e mi mantengo in contatto con tante persone, anche giovani, insomma. Ma sai, da questo punto mi viene in mente, mentre stai dicendo questa cosa, la pagina di Facebook, Marshall McLuhan, che avevate visto, che è un, diciamo, il sociologo che nel 1969 aveva antevisto che il messaggio, cioè il mezzo, avrebbe definito il messaggio. È inutile che cercherete i contenuti nelle cose, arriva un tempo, il tempo dell'elettronica, in cui il messaggio non è quello che è, ma è il mezzo che userete, e verrà il tempo della comunicazione alla velocità della luce, e sarà il tempo dell'anticristo, lui diceva. Ah sì, non lo sapevo. Diceva il sì, tempo sì. Dell'anticristo, perché è dell'antirealtà, sì, non facendo la mistica, no. Perché ciò che fa saltare la realtà, no, è che ti porta via dalla realtà. Certo. Allora dice,
Allora verrà il tempo in cui sarà importante, anzi decisivo, l'onda su cui ti colleghi. Quindi se uno apre Facebook sappiate i punti di riferimento con cui collegarsi, no? Perché... Sì, perché tutti mi ringraziano di essere entrata in Facebook, perché finalmente abbiamo un livello di discorso che ci nutre, che ci... No? È decisivo, con chi ti sincronizzi, se con l'anonimo... Assolutamente, sì. Sono aperte... Sì, la cortesia di domande secche e precise, ecco, non commenti o lungaggini, anche dalla platea e anche dalla galleria. Sembrava strano che non si toccasse, poi invece ci siamo arrivati al tema telefonini, no? Perché abbiamo parlato di ragazzi e giustamente poi arriviamo al tema telefonini. Io sostengo spesso e volentieri, quando visito qualche ragazzino, faccio l'oculista e dico: guarda, dico che come tu entri dentro in studio e hai il telefonino in mano e non mi sai dire se ci vedi o non ci vedi, tanto per dire una stupidata, dico: guarda che si arriverà alla perdita del linguaggio verbale. Dico, perché questo sarà, credo, il disastro assoluto. Lei giustamente accennava tante problematiche del giorno d'oggi, ma questo credo sarà il peggiore dei nostri destini. Perché già oggi vedi dei ragazzi... Beh, importante intanto che andiamo al ristorante siamo tutti tranquilli, perché fino a qualche tempo fa i ragazzini si arrampicavano sugli specchi e tu non riuscivi neanche a cenare in maniera tranquilla perché c'era... Adesso no, adesso sono tutti lì seduti col loro telefonino e... Ecco, questo destino io l'ho messo in confronto a un vecchio orologio a pendolo che mi ricorda i miei anni di infanzia, ma proprio i miei anni di infanzia, perché avevamo una trattoria e c'era un orologio a pendolo che ho rimesso a posto, non personalmente, ma che adesso suona le mezz'ore e tutte le ore. A casa giustamente fa paura, perché è una cosa talmente fuori dalla nostra realtà che però ci mette in confronto, ecco, a me ha fatto pensare veramente a quello che potrebbe essere il nostro futuro e a quello, come lei citava, è stata noi 35 anni o qualcosa di più, ecco, ci ha fatto pensare, cioè voglio dire, come sarà il nostro futuro? Più che il nostro ormai... Sì, infatti, quello... Ma effettivamente questo, la povertà del linguaggio, la perdita della parola, dell'espressione verbale, è una cosa che... sta avanzando come le macchie di petrolio, sta divorando, perché siamo arrivati a un impoverimento della capacità di esprimersi, drammatico. Addirittura quando io, l'ultimo libro che ho dato alla casa editrice per bambini, mi corrigevano, dicevano: no, questa parola non puoi mettere che i bambini non la capiscono. Dico, beh, la impareranno, dicevo io, perché i libri servono, prima, non è che devo abbassarmi a livello, che insomma loro leggendo impareranno la parola. No, ormai anche nella casa editrice passa la cosa che bisogna semplificare per non creare difficoltà al lettore, no? Anche la cosa che io, ovviamente mi oppongo. E quando si hanno poche parole, si ha poca capacità di esprimere i propri sentimenti e dunque poca capacità di comprendersi. Questo vediamo ad esempio nelle relazioni anche sentimentali anche tra le persone più giovani, che c'è una grande escalation di violenza o comunque di comportamenti primari, diciamo da gruppo o di prevaricazione, da branco, no? Per cui cose che nella mia generazione cioè non esistevano queste cose assolutamente, perché avevamo ancora una grande capacità di esprimersi, di leggere, si leggevano poesie, quando ti innamoravi facevi delle cose più ampie, diciamo, no? Invece adesso è solo il possesso, la cosa, la priorità, il più figo, cioè una povertà di ragionamento, di dialogo assoluta, e questa è una povertà vera, una povertà devastante, più povertà di quelle mancanze di soldi, perché tu non sai esprimerti, dunque non sai chi sei, non sai come porti in relazione. E un mondo di persone che non sanno esprimersi, non sanno portare in relazione, è un mondo che va verso la barbarie. Adesso lo vediamo, che c'è un'escalation di violenza al posto della comunicazione, perché se io voglio dire un groviglio di sentimenti dentro e vorrei esprimere ma non so esprimerli, alla fine divento una persona violenta, perché so una cosa che non gestisco e dunque la gestisco con la violenza. E dunque i rapporti stanno molto, molto, come i rapporti tra i maschi e le femmine, uomini e donne, sono
molto peggio di quando ero giovane io, no? Eppure sembrerebbe andare invece come se fossimo andati indietro, no? È una cosa gravissima questa, gravissima. Detto ciò, è anche molto difficile gestire, perché io stessa sono, mi piacciono molto le telefonine, cioè non passo, però capisco che sono quasi irresistibili come cosa, no? Perché noi amiamo comunicare come esseri umani, comunque il fatto che puoi comunicare. E il problema è dare a questi ragazzi anche altre vie di cioè lasciare il telefono, ma nutrirli anche di altro, perché altrimenti diventa veramente pericoloso. E stiamo andando a un mondo, a me, dico, meno male che ho 36 anni, perché fa un po', perché a me fa paura il mondo che sta preparando, mi fa molta paura, un mondo terribile, un mondo cinico, crudele, un mondo probabilmente di sopraffazione, in cui i deboli devono scomparire, no? Guarda, ci fanno la punturina tutti e via, quando occupiamo il posto a letto troppo lungo, cioè un mondo veramente disumano, secondo me, no? C'è una domanda dalla galleria. Grazie Susanna per la tua testimonianza, perché un mese fa mi trovavo, ti ho pensata perché mi trovavo di passaggio a Napoli, e con l'humor partenopeo, in un bar c'era una lavagnetta concitata fuori, molto banalizzata, un'altra frase che mi ha fatto molto ridere, però, perché c'era scritto: vai dove ti porta il cuore, poi chiama un cervello, fate venire a piglia. E mi ha fatto molto ridere, come ho detto, guarda Susanna come può essere banalizzata, però aveva un che, secondo me, di vero, perché nella mia esperienza vedo persone che a un certo punto della vita dicono: ma dove c'è scritto che io non devo seguire il mio cuore? Chiaramente intendendolo diversamente, e questa è la mia domanda. Perché seguire il cuore può essere una bella cosa, ma viene normalmente contrapposto al seguire la ragione. E seguire un bene immediato, piuttosto che seguire un bene, magari immediatamente implica un sacrificio. Allora, ci spieghi la differenza tra il seguire il cuore e seguire il cuore, in cui quei napoletani banalmente hanno descritto, però il modo in cui normalmente può essere frainteso, mm-hmm. nel senso dell'eterno del seguire il cuore. Si può spiegare la differenza tra queste due cose? Tra il titolo tuo e come l'hai inteso quel napoletano? Sì, evidente, bisogna dire che il cuore è il luogo in cui la ragione raggiunge il livello più alto, perché il cuore senza la ragione diventa appunto quello dove ti chiami il telefono e ti fai venire a prendere. E il lavoro dell'educazione e il lavoro della crescita è proprio quello di riuscire a far crescere, di far scendere l'intelligenza nel cuore, cioè di armonizzare le due cose, tutto il lavoro di una vita è armonizzare l'intelligenza e il cuore, no? È il lavoro più importante, perché altrimenti l'intelligenza senza cuore è una cosa che può diventare triste, anche cinica, comunque sterile, no? L'intelligenza cuore è sterile. Come il cuore senza intelligenza è folle, perché il sentimento va senza controllo, come un cavallo senza briglia, no? Qui la cosa difficilissima è questo mediare, però bisogna essere coscienti che il cuore è il luogo in cui parla la voce universale, in qualche modo la voce della coscienza, dunque il collegarsi a questa voce della coscienza che dà il metro della ragione, diciamo, no? Della ragionevolezza, non è introdurre. E dunque riportare al senso del mistero e del rapporto con la voce universale, insomma, che è la voce del creato che sta nel nostro cuore. Questa è la via per trovare la vera via del cuore, che si può cominciare, uno può andare, ma anche già a 50 anni, io non ho mai seguito il cuore, cioè è un percorso che si può cominciare quando, a qualsiasi momento, quando è il momento, insomma, alcuni non ci pensano mai, alcuni lo capiscono subito, alcuni lo capiscono gli ultimi giorni, però è un percorso sempre fondamentale da cominciare, è un percorso veramente difficile, perché seguire il cuore in senso vero vuol dire poi trovarsi anche a vivere situazioni di conflittualità con la realtà, perché la realtà adesso ci dice esattamente il contrario: di seguire l'interesse, di seguire i genitali, non abbiamo altre cose da seguire, no? Dunque vuol dire andare controcorrente, seguire il cuore in qualche modo. Però è un controcorrente che dà soddisfazione, perché io comunque entro nella pienezza di me stesso. Se no resto esterno a me stesso, dopo una vita, dopo arrivo alla fine degli anni, sono rimasto tutta la vita estraneo a me stesso, no, non è una bella sensazione, credo. No? Ecco, io ho
avuto l'onore di redazionare il suo Cuore di Ciccia, perché allora lavoravo da Mondadori in redazione ragazzi. Ah, e quindi vorrei anche chiederle di raccontare un poco, perché è stato antesignano rispetto agli episodi, certo, che adesso di bullismo abbiamo in giro. Infatti. E siccome ho tanti amici insegnanti qui, magari non lo conoscono, varrebbe la pena di spenderci, sì, due parole. Beh, Cuore di Ciccia è il mio primo libro in cui c'è la parola cuore, perché è molto antecedente a Vario Porta al Cuore, che è del 90 o del 91. È la storia di un bambino che ha problemi di peso, come si capisce dal nome, no? Ed è un libro profetico, perché nel 91 ancora non si parlava di bullismo, problemi di peso, eccetera. Però è un libro che da più di 20 anni è lettissimo e amatissimo dai bambini, ma proprio amatissimo in tutto il mondo, tra l'altro anche in cinese. E io ho incontrato tanti bambini ormai trentenni che mi hanno detto: ah, ancora mi cantavano le canzoncine di Scheletrica Delizia, dei vari personaggi, perché un libro ci metteva a fuoco il vuoto educativo, la solitudine dei bambini che si aggrappano al frigorifero come unico, diciamo, dispensatore di affetto e di stabilità, perché così è. Pensate all'alimentazione, chi alla mia età si ricorda che noi, se andava bene, facevamo la merenda che ci veniva data e che comunque era, non so, pane e burro, pane e marmellata, sarebbe qua. Adesso i bambini hanno a disposizione cibo 24 ore su 24 ad apertura libera, dunque aprono il frigo, merende, dunque se uno ha un minimo di vuoterello affettivo è chiaro che il frigorifero diventa il totem da cui nutrirsi in sua maniera, dunque è una cosa. E tutti i miei libri per bambini hanno una forte impronta profetica in qualche modo, e il fatto che da 20 anni vengono letti, quando un libro per 20 anni è letto sempre vuol dire che è un classico, perché sennò viene dimenticato un libro, no? Il fatto che parli ai bambini adesso come ai bambini di 20 anni fa è una cosa che mi emoziona tantissimo. Non sono andata, quando era? Sono andata qualche anno fa a Milano, 30 anni fa. Sono andata a Milano e mi ha dato la scuola media che avevano fatto una drammatizzazione in Cuore di Ciccia. Io non vado mai a queste cose, però ero a Milano e ho fatto una sorpresa e sono andata al teatrino. E mi sono resa conto che quando, i bambini che recitavano la parte, quando io l'ho scritto neanche erano nati, dunque ho avuto questa sensazione proprio del fatto che la cosa andava di generazione in generazione. Perché i miei libri parlano alla solitudine dei bambini, parlano alla loro disperazione. C'è l'ultimo, che si chiama Salta Bart, che è la storia di un bambino che vive in una casa domotica, in cui le mamme e le papà compaiono soltanto sullo schermo e a casa vengono tipo ogni 15 giorni, no? La cui vita è tutta controllata da apparecchiature, quanta pipì fa, quanto mangia, cioè il controllo totale di adesso, no? Una storia meravigliosa, i bambini erano pazzi, che poi troverà una via di liberazione mentre questo mondo, e poi la mamma tornerà a casa a fare le lasagne, arriva il papà, insomma. Però i bambini, mi ricordo, ho fatto un incontro, ogni anno facendo leggere, diciamo, delle scuole, poi vado a fine anno a incontrare i bambini, ho fatto un incontro in Toscana e proprio dopo, per un'ora, due ore, ho filmato i libri dei bambini e dicevano: grazie, grazie, questo libro l'ha scritto proprio per me, dicevano, proprio per me l'ha scritto. E questo vuol dire che uno ha toccato il cuore del bambino, non è la storia che ha svagati, la storia così intellettualoide, è la storia che ha toccato il loro punto di fragilità, no? Dunque per me scrivere per bambini è storia una parte importantissima della mia vita. Spero, la parte più difficile è stata scritta meno per bambini che per grandi. Se spero scrivere ancora qualcosa, è proprio di scrivere qualcosa per bambini. Quello si regala ai bambini, poi rimane per sempre nella vita delle persone. Quando tu leggi un libro per bambino e ti piace, quel libro sta sempre con te, no? Quello da grandi però quello che leggi ai bambini ti nutre proprio in maniera straordinaria, no? Dunque, Cuore di Ciccia è un evergreen, sì, sì. Buonasera. Lei prima di passaggio ha fatto un accenno alla situazione in cui si trovano a vivere le donne in generale, cioè il condizionamento che subiscono per la paura di subire violenza in generale, perché la donna ormai è oggetto di tutti i tipi di violenza. E è un condizionamento che le bambine subiscono fin da giovanissime. E quindi questo è un limitativo nella possibilità di esprimersi, semplicemente anche di sviluppare spiritualmente delle idee, dei comportamenti. Come può una ragazza, una donna, fuggire da questo al giorno d'oggi?
Ma guardi, se fossi ministro della pubblica istruzione, per prima cosa farei le classi separate, maschili e femminili, perché le bambine sono perseguitate dai maschi fin dall'elementare in maniera pesante, e questo è un grave limite nell'educazione e nella loro libertà delle bambine, no? Perché le molestie sessuali cominciano all'elementare già, nelle scuole dove non c'è controllo. Per cui la prima cosa è dare la possibilità a chi vuole di farle studiare le bambine e i maschi come era una volta, fino a una certa età, separate, perché anche i tempi di sviluppo maschili e femminili sono differenti, molto differenti. Dunque questo è un aggravio per lo studio proprio e per la libertà delle bambine, che vivono terrorizzate, anche i bambini, perché anche i maschi sono terrorizzati ad andare in bagno, che i bulli, cioè, le scuole elementari sono ormai delle cose, le medie, non ne parliamo, terrificanti. E poi naturalmente, oltre a prendere delle misure di questo tipo, cioè proprio di tutela pratica in qualche modo, no? Perché è venuto questo mito che se non si sta insieme da subito, ma io l'ho fatto fino alle medie, ho fatto le scuole femminili e poi le superiori sono le maschili, non è che ho avuto nessun trauma ad andare, cioè era abbastanza normale questa cosa. E poi sicuramente ci deve essere proprio una forte educazione a casa, e di sostenimento per non essere vittime di queste cose, no? E poi molta molta attenzione, perché veramente la violenza ovunque, la violenza verso le bambine e sulle donne è tantissima, e metterle anche in condizione di capire quello che può succedere, perché siccome tante sono anche ingenue, non capiscono che vanno incontro a rischi di vario tipo, no? Visto che c'è questo accanimento, vanno nel mondo troppo innocentemente, purtroppo, in qualche modo, no? Ecco. Comunque un grossissimo problema, perché adesso le bambine adesso hanno cose da affrontare che la mia generazione non si è mai trovata ad affrontare, no? Mai. C'è il terrore, le sopraffazioni, il bullismo. E poi la donna è tornata totalmente oggetto, che sarebbe un boomerang, c'è il femminile tutto, adesso siamo più oggetto che mai state, no? A parte che non può cominciare, io ho sempre boicottato i prodotti che usano il corpo della donna per la pubblicità. Cioè uno vede una cosa e io mi rifiuto di comprare quel prodotto. Cioè questo è un minimo che uno dovrebbe anche battersi su queste cose. Cioè proponete questa immagine alla donna, io, cari, non comprerò mai più lo stesso prodotto. Queste sono proteste, tanto tutto si va sui soldi, no? Dice, boicottiamo i prodotti che, ad esempio, usano il corpo della donna disprezzando la pubblicità. Cioè questo è un piccolo passo da fare, no? Vietiamoli. Se uno dice, guarda, noi questa cosa non la compriamo più, allora forse cambierete pubblicità. E cambiare pubblicità è già un piccolo passo, perché le bambine non vedono sempre quello scempio, e i maschi ci devono. Ma questa calza splendida. Beh, è vero, c'erano le verdure dell'orto. Si vede che faccio l'orto. Sì, è un problema proprio, ecco, grosso. Cioè, l'accenno che ha fatto agli editori che le chiedono di impoverire la terminologia, e grazie al cielo quando io ero là non esisteva questo problema. Era molto diverso, sì. Siccome oramai è un dato di fatto che le generazioni che hanno un paio d'anni meno di noi usano i social network, non sarebbe il caso che tutti quelli che sono arrivati un po' prima riuscissero a fare un passo avanti, accettare che il social network è il modo di comunicare con tutte le nuove generazioni e scrivere lì, che è dove ci leggono. E infatti io adesso ho aperto la pagina Facebook per questo, per poter entrare in... E magari diffondere tra i nostri coetanei questa apertura, sì, in modo di offrire il linguaggio, la cultura, sì, perché di questo stiamo parlando, sì, a delle generazioni a cui sta venendo tolta, sì, per avere delle greggi più, sì, facilmente manipolabili. Assolutamente, sì. Infatti io ho deciso di aprire la pagina Facebook per questo, proprio per poter dialogare e offrire delle pagine di pensiero con linguaggio però contemporaneo, perché ritirarsi è troppo in qualche modo semplice, no? Bisogna cercare offrire, anche perché penso che i ragazzi hanno tantissimo bisogno che noi gli parliamo, gli offriamo le cose belle della cultura, ma non quelle pallose, le cose bisogna leggere, no? Proprio dico sempre ai ragazzi, quando vi innamorate, ma leggete una poesia, ma non sanno, allora gli devi offrire la poesia da leggere, devi offrirgli proprio
un passaggio che non gli è stato dato, no? Stati resi poveri dalla sciatteria dell'educazione, la sciatteria, e dunque non sanno che sei innamorato, cosa forse bella è leggere una poesia, no? E nutrirti interiormente e creare un rapporto con quella persona, che è un rapporto con quella persona, che non è l'assalto al consumo, no? Perché questo il consumismo del sesso è una cosa terribile, una povertà estrema questa, no? Dunque creare una relazione è un'altra cosa, no? Dunque insegnare a creare la relazione si fa anche attraverso la cultura e passa adesso anche attraverso, cioè solo attraverso queste vie, insomma questa è la via di comunicazione con loro, no? Avevo una marea di domande, devo dire che ha già risposto, sono qui, praticamente a tutto col suo intervento. Volevo segnalare un'altra piccola cosa, oltre al problema del discorso che c'è sull'aspetto delle donne, sulle sessualità e sul benessere, che è una cosa in cui mi trovo in difficoltà adesso con i miei coetanei e anche con le generazioni più giovani di me, che invece non vedevo prima, è anche l'assenza di divertimento semplice, divertimento sano. Il divertimento adesso è lo spritz, è la birra insieme, è il tirare tardi mattina, è il fare tante cose che penso siano limitate a quello spazio di tempo e poi non gli permettono di creare quel tipo di amicizia di cui parlava lei prima. Vorrei chiederle cosa ne pensa di questo e se ha non dico una formula per riuscire a trovare con empatia quel tipo di amicizia che lei è riuscita fortunatamente a trovare, devo dire fortunatamente, ma se comunque ha qualcosa da suggerire a noi giovani che per non finire in questo turbinio di spritz, di birre, di sabati sera persi a far nulla. Sì, ovviamente c'è, io quando vado, io vivo vicino a Orvieto, una piccola città, sono molto più piccola che Chioggia, una cittadina, e fa impressione quando vado, che a una certa ora i bar sono pieni di ragazzi che bevono delle sbobbone così di alcol, ma tipo alle 6 di sera, pomeriggio, non so, no? Ma terrificanti, le cose così, e perché il divertimento è diventato lo stordimento, cioè, a parte erano i fegati con la cirrosi a 30 anni, perché sono delle cose micidiali, ma non c'è una possibilità di... Cioè, il vedersi è quello, mentre qua, diciamo, storicamente l'alcol diciamo, appartiene alla zona culturalmente, in Umbria l'alcol non è mai esistito, come c'erano cioè, gli alcolisti, ma era una minoranza, non era socialmente un collante l'alcol, no? Invece adesso bevono tutti in maniera smodata, e i ragazzi in particolare, c'è cioè, un ragazzino di 12 anni che si bevono 3-4 birre, che è una cosa spaventosa, perché non si sa più appunto divertirsi, ma il divertimento diventa lo stordimento, perché... non si è più capaci di rientrare in relazione con l'altro, dunque, se non tramite diciamo, l'alterazione dell'alcol che ti porta a esagerare. E questa è proprio la povertà di cui parlavo prima, la povertà di non sapere chi sei, non avere niente dentro, perché niente ti è stato depositato, niente è stato mai stimolato a lavorare su di te. E dunque vi viene una specie di consumo del tempo e di consumo anche delle relazioni, queste sono relazioni di estrema povertà, queste, no? Relazioni in cui non c'è mai stata la parola che ha approfondito la relazione. Dunque sono relazioni occasionali in cui bevi, fai la battuta, fai le cose, ti vedi questo gruppo, però è una cosa di un evanescente, no? L'amicizia è bella quando costruisci qualcosa insieme, quando fai qualcosa insieme, no? Vai a fare una passeggiata, fai delle cose semplici che però ti danno gioia di farle, no? Una volta, quando io ero giovane, noi andavamo in montagna con gli amici, camminavamo, facevamo le gite in bicicletta, c'era una cosa molto... primitive, diciamo così, però in quel fare le cose si costruiva una conoscenza con l'altro, no? Che adesso è molto limitata, per cui la via è avere una passione, no? E, tipo uno piace andare a camminare, vai con altre persone che camminano, allora costruisci qualcosa facendo qualcosa, perché il vedersi così vuoto è un vedersi che alla fine è meglio stare a casa... a leggere un libro, anche a guardare fuori dalla finestra, perché è molto, credo, è molto frustrante avere dei rapporti che uno si rende conto che sono rapporti che non sono rapporti, insomma, quella sera torni a casa, tutta una serata in compagnia, però ti senti vuoto, no? Dopo queste cose, non hai costruito niente. Noi siamo fatti per il nostro gusto della nostra vita di costruire come persone, no? Noi siamo felici quando costruiamo, questa è la verità, no? Se noi non costruiamo,
dopo diventa un ciclo vizioso, non costruisci, sei più triste, più infelice, allora ti fai un altro spritz, un'altra birra, e dopo diventa un circolo dal quale non esci più, no? Molto importante questa cosa, che la vita è fatta per essere costruita, io dico sempre, non per essere consumata, ma costruita, che è tutta un'altra, no, dimensione. Ma possiamo chiudere qui? Sì, io un'ultima domanda la faccio io sul dibattito che c'è in Parlamento rispetto al fine vita. Sì. Un commento suo rispetto a questo tema così eticamente sensibile. Ma cioè, questa è una società che ci parliamo molto di come morire, ma non parliamo mai di come vivere. Questa è la cosa principale, no? Per cui tu devi sapere come vuoi. Io mi preoccupo più del dopo la morte, della morte in sé, sinceramente. E mi sembra che c'è una grande manipolazione, perché c'erano già delle leggi che permettevano di non avere l'accanimento terapeutico, di avere le cure palliative. Mia madre è morta di cancro, non abbiamo fatto nessun accanimento, nessuna cura, ha avuto la terapia spenta, insomma, nella, tranquillamente. Dunque credo che ci siano di fondo delle battaglie ideologiche per introdurre delle tecniche, diciamo, eutanasiche, credo, in fondo, no? Perché, cioè, certo, tutti abbiamo un terrore della morte, abbiamo un terrore della malattia, tutto, anch'io, in prima persona, però rispetto all'eutanasia penso che io non permetterò mai allo Stato di ammazzarmi. Sceglierò sempre di suicidarmi, se proprio, perché la mia anima si prende la sua responsabilità, no? In qualche modo, no? Invece questo fatto che sia una cosa di Stato per me è una cosa proprio, siccome sono una vecchia anarchica, che mi fa proprio paura. E penso che è una mossa, perché un domani, quando noi siamo già sessantenni, saremo ottantenni, lo Stato non vedrà l'ora di liberarsi di noi, dunque con una punturina ci manderà tutti all'aldilà, insomma, questo. Secondo me, per non pagare le pensioni e per risparmiare i soldi, ovviamente il passo è quello, la fanno passare tanto, ma insomma è una ragazzi cosa sono intervenuto in consiglio comunale dicendo esattamente quello, sì, certo. Mettiamo a discutere, tanto ci daranno un tesserino, sì, certo, in cui ci si daranno i punti sulla sostenibilità e dignità della vita, perdendo i, se ciccione ti perdono i punti, sì, esatto. Fumi ti tolgono i punti, a 70 anni non pagano più, no, le pensioni a un sacco di gente. Se ci ricoveranno 85 anni, no, tra 20 e 25 anni, avremo paura che l'infermiera col sorriso viene e in realtà, certo, ci fa un punturone, quelli che fa il veterinario, il cane o il cavallo, insomma, ecco, diciamo. Poi, secondo me è una strategia, perché la nostra società è profondamente necrofila, la società ama la morte. Cioè, non sei nichilista, ama la morte, ama le cose, ama l'utero in affitto, ama la cosa, voglio morire qua, voglio morire là. Non ha la dimensione, secondo me non ha la dimensione dell'eterno, ma solo del tempo. E la vita vista solo nel tempo è angosciosissima, perché in questi pochi anni non devi fare tutto, capito? Devi morire felice, vivere nel benessere, cioè non ce la fai. Da allora alla fine. Grazie, grazie. Un applauso a Luigi. No. Un applauso a Susanna. Chiedo ad Alessandra e a Silvia di salire sul palco per omaggiare i nostri ospiti. Un applauso a Susanna, grazie per la sua presenza, per la sua testimonianza, per il suo messaggio. Ricordo che all'esterno c'è il banco libri, dove è possibile acquistare dei libri, e la scrittrice, ah, sì, è disponibile anche per... letto La tigre acrobata, è un libro meraviglioso, l'ultimo che ho scritto, è veramente la punta della mia narrativa, e ve lo consiglio veramente, un libro è una favola di grande profondità, di grande... Eccoci. Ricordo che il programma del Fondo riprenderà giovedì 11 in auditorium, questa volta con Aldo Cazzullo, che presenterà il suo libro Le donne erediteranno la terra, e venerdì successivo, il giorno 12, con il ministro Anna Finocchiaro, sempre all'auditorium. Grazie ancora, un applauso ai nostri ospiti. Un omaggio. Oh, grazie. Sono delle... Ah, anche i fiori, grazie. Delle... Ah, io ho già scelto.